grande orgoglio. L'anno scorso abbiamo combattuto per tutto il campionato per questa promozione, non è arrivata purtroppo da subito, ma con la tenacia del presidente siamo riusciti ad approdare in questa serie nazionale e insomma ce la metteremo tutta, combatteremo con tutte le squadre per fare il meglio possibile. C'è grande entusiasmo, effettivamente ci sono stati molti innesti nuovi rispetto all'anno scorso, siamo rimasti una decina dell'anno scorso e poi tutte le altre ragazze sono nuove, ci stiamo amalgamando, non è facile da subito trovare anche magari i tempi di gioco in allenamento, nelle partite, ma allenamento dopo allenamento vediamo che riusciamo a conoscerci sempre di più e sicuramente possiamo solo migliorare e ovviamente sempre lavorando di giorno in giorno. Che emozione è per te essere il capitano di una squadra che insomma, rappresenta il punto più alto in questo momento del calcio femminile in questo territorio? Beh, è una grandissima emozione, soprattutto perché io sono in questa provincia qua, sono pugnese, quindi è veramente un orgoglio rappresentare la provincia, rappresentare la regione, perché poi nel campionato di Serie B siamo l'unica squadra della regione Piemonte a rappresentarlo e quindi è insomma segno di grande felicità, grande gioia e molto orgoglio sicuramente. Campionato sicuramente molto complicato, dovete confrontarvi con squadre di grande livello, cosa ti aspetti e secondo te che ruolo potrete recitare in questo campionato? Sì, sicuramente ci confronteremo con squadre molto organizzate, come la Ternana, la Lazio, insomma squadre che puntano sicuramente alla promozione. Noi non abbiamo quell'ambizione lì ovviamente, proviamo a fare un buon campionato, a giocarcela con tutte, senza paura, senza timore di nessuno, ovviamente proveremo a fare più punti contro le squadre che magari ne ho promosse comunque di metà classifica, ma senza comunque andare già sconfitte contro le squadre di altre classifica, ecco. La Serie B è un campionato che ha alzato tantissimo il livello negli ultimi anni, siamo 16 squadre, sono quindi 30 partite, sarà una stagione molto lunga e molto complicata e il nostro obiettivo ovviamente è la salvezza da una promossa, quindi vogliamo raggiungere la salvezza matematica il prima possibile e siamo una società appunto nuova però con tutti gli strumenti e i mezzi per fare bene, crescere piano piano, senza pressioni, però credo davvero che si possa fare bene. Siamo un mix equilibrato tra esperienza e nuove leve, giovani che hanno bisogno di mettersi in mostra e che quindi sono molto motivate, e noi più di esperienza che comunque vogliamo dare il nostro contributo in questo campionato, quindi siamo un gruppo appunto come ho detto equilibrato e già che ci stiamo piano piano amalgamando bene insieme. Come ti trovi in città Cuneo? In città Cuneo molto molto bene, ho trovato una città innanzitutto molto verde e non mi aspettavo, quindi sono molto contenta di questo, persone molto accoglienti e disponibili e quindi una città molto bella, tra l'altro che offre molte possibilità, quindi mi sto trovando molto bene e mi piace.